Questo Monterino ci piace, non lo vogliamo il primo, ma siamo contrari. Dove siamo qui? Dentro fiume Bagnone. No, Re di Valle. Ah, ok. Fiume Re di, torrente Re di Valle. Basta, basta un goccino. Io bevo troppo, vero? Ce l'ho messa là, forse qui. Andiamo su questa finestra. Siamo arrivati in cima, non sappiamo in cima cosa, ma in cima la grandissima salita. Gazziano è morto, è quello lì. Gli altri stanno per arrivare, eccoli là. Adesso non si sa dove siamo, da che parte andremo. Eccoli. Ma dove? Cioè, dove sono le indicazioni? Quelle lì? Sì. Andiamo, andiamo. Altre non ce n'è. Scusa, là non c'è niente. No, dice quelle lì, dai. Cosa dice? Quanto tempo c'è? Al Dongo mezz'ora. Arrivati in cima, anche qui, sinceramente, non ho più paura di dire dove siamo, però siamo in cima a qualcosa. Ora andiamo a vedere, a informarci dove siamo arrivati, perché io non ne ho la più pallida idea. Comunque mi metto lo zaino e scendo, perché sono salita più in alto degli altri, quindi ora provo a scendere. Ok. Naturalmente non mi aspetta. Ecco. È bellissimo qui. Una pace.
Non sappiamo dove andare. No, non abbiamo trovato più il sentiero. Finiva lì. Non c'è il sentiero lì. Non c'è proprio. Abbiamo perso il sentiero, anzi veramente finisce il sentiero, le indicazioni, quindi vediamo dove dobbiamo andare. Non so se riesco. Non si vedono. Ah, ma anche qui, ma ecco le aquile. Allora, sopra la nostra testa ci sono tre aquile che stanno girando in presagio di sventura, perché naturalmente ci siamo persi. Ci siamo persi e il sentiero del Kai finisce qui. Grazie a Kai. E non sappiamo più dove andare. Grazie al Kai. E quindi niente, ora tentiamo la fortuna, al limite speriamo che ci venite a cercare, qualcuno ci venga a cercare. Andiamo di qua, ragazzi, ecco. Andiamo di qua, ok. Franco dice andiamo di qua, proviamo, vi faremo sapere più tardi, vi aggiorneremo. Aggiornamenti. La strada l'abbiamo ritrovata. Speriamo che sia questa, perché questa che mi è andata fino al Monte Dongo, che si sta lì. E passa di lì il sentiero. E allora è qua, dobbiamo andare giù di qua. No, noi dobbiamo prenderlo sopra i porcini. Non allora i porcini. Ci siamo giù. Sopra i porcini, cioè prendiamo. Hai capito? Secondo me se noi ci andiamo di qua. Passo delle guadine. Il passo delle guadine ce l'abbiamo sulla destra. Sì, laggiù. Sì. Niente, alla fine ci siamo persi un'altra volta, questo sentiero è proprio introvabile, è segnato malissimo e quindi non sappiamo veramente dove siamo, siamo nel nulla e vediamo dove riusciremo ad arrivare, adesso non si sa, tentiamo la fortuna, abbiamo fatto tipo un pezzo di scalata, ora il terrore a riscendere, ma abbiamo forse ritrovato un sentiero, Michele... dice niente, si astiene dai commenti, si astiene dai commenti, risparmia il fiato, cioè è altissimo, inguardabile di sotto, ma veramente Nicky. No perché hai messo in notte per fare bambino. Ma te lo metti nella borsa? Come? Allora mi sono fermata ad aspettarli perché non li vedo più, gli ho dato un netto distacco e niente, li aspetto perché qui c'è un punto del sentiero che è un po' complicato, ho paura che sbaglino, sicuramente prendono per la via peggiore, quindi li aspetto un attimo. Vi faccio vedere il posto meraviglioso in cui sono. Siamo quasi, non arrivare lì, siamo quasi. Papà arriva, i ragazzi sono fermi.
Ecco il papà che arriva. Siamo arrivati qui. Praticamente siamo al passo dell'Aquila, 1700 metri. Ecco, guardate la pace. Eccoli ragazzi, ci siamo, ultimo sprint. Poi c'è tutto il sole, non c'è neanche l'ombra a morire. Cara, che ore sono? Se non sbagliavamo strada. Sì, purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo oggi perché ho sbagliato strada tre volte, quindi all'incirca un'ora l'abbiamo persa. E quindi niente, non possiamo proseguire perché diventa troppo lunga, perché dobbiamo anche tornare a casa. Ecco, sono arrivati. Uno, due, basta, ci troviamo qua in questa bella landa desolata al sole. Non andiamo, no, 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 non c'è possibile. Eccolo qua morto. Ecco l'altro arrivato, ci siamo tutti. Stiamo tornando indietro, abbiamo provato a finire il percorso, ma niente. Ormai era troppo tardi, non ce l'abbiamo fatta. E ora stiamo tornando indietro e siamo abbastanza provati e niente. Però lì è il segnale che ci dice che saremo a casa, cioè, tra 2 ore e 20, presumo. E niente. Siamo arrivati a Bivacco Fagianelli. E abbiamo trovato un cane bellissimo. Guarda che bello, amore. Oh, che bello. Vieni, vieni dentro con me. Guardate com'è carino il comune di Bagnone. Veramente carino. Io vorrei vivere in una casa così. E qui c'è una scaletta stupenda con un soppalco meraviglioso. Cioè, è bellissimo. Ciao! Torniamo giù. Ciao! Niente, facciamo anche il messaggio. Di solito lasciamo sempre il messaggio. Ah. Oggi è il mio onomastico Santa Chiara, 11 agosto. Santa Chiara. Eccoli!
Ce l'abbiamo fatta! Uno! Eccolo qua, non cammina più! Due! Eccolo! È arrivato! Eccolo, l'ultimo! Ci siamo tutti, ce l'abbiamo fatta! Eccolo, com'è stato? Dura, molto dura. Dura, molto dura. Graziano, com'è stata? Dura. Dura. No, una passeggiata. Normale.